diritto di ogni cittadino è di conoscere la propria terra. Ogni terra, per piccola che sia, ha avuto qualcheduno che con amore abbia saputo raccogliere i monumenti sparpagliati ed unirli in un sol corpo. Gran pregio deve essere per una nazione quello di possedere antichi monumenti che annunziano il suo vetuso splendore, con quei caratteri indelebili senza alcun velo di passione. Ci mostrano infatti qui avvennero. Sono parole che scrisse nel 1855 il canonico Giovanni Spano, al quale è intitolata la nostra scuola, ed anche per questo noi ci sentiamo i custodi di Tuvigeddu, che racchiude le origini della nostra città. Il Colle di Tuvigeddu ospita un'importante area funeraria della Cagliari punica e romana, utilizzata dalla fine del VI secolo a.C. al III secolo d.C. Si conservano oltre 1200 tombe puniche a pozzo verticale, disposte alle pendici verso la cima del colle. La sua presenza è riconosciuta fin dall'antichità. Nell'Ottocento iniziarono gli scavi che sono continuati fino ai nostri giorni. Nella necropoli le tombe sono state scavate vicinissime, però facendo attenzione a non danneggiare quelle già esistenti. I pozzi d'accesso sono profondi dai 3 ai 6-7 metri e sono caratterizzati da riseghe e pedarole per la discesa. La laguna di Santa Gilla, con il suo approdo sicuro e la possibilità di sfruttamento della pesca e dell'estrazione del sale, offre la condizione ottimale, prima ai fenici, poi ai punici, per la costruzione di un emporio commerciale e dal VI secolo di una città, Caralis, della quale Tuvigeddu è stata la necropoli. La città era fornita di case, cisterne, templi, fabbriche e un tofet, dove venivano conservate le urna con le ceneri dei bambini. I ritrovamenti attestano che si estendeva tra la zona di Campo Scipione e Viale Trieste. Il Tofet, che doveva essere situato fuori dalle mura della città, ne costituiva il limite meridionale. I ritrovamenti più antichi si trovano nell'area di Santa Gilla. Tuvigeddu era la necropoli di Caralis. Numerose tombe presentano decorazioni scolpite o dipinte, sia nei pozzi sia nelle camere funerarie. Nei pozzi sono scolpiti o dipinti simboli rituali come il disco solare, la falce lunare, la maschera gorgonica, il fiore di loto, l'ureo, il serpente sacro degli Egizi, cosiddette di Sant'Andrea, e il segno di Tanite, una figura schematica associata alla divinità femminile del mondo punico a rappresentare la forza benefica che neutralizza il male e la morte. Le decorazioni geometriche, dipinte in rosso, colore connesso alla rigenerazione. Una tomba conservava almeno 12 defunti, deposti in momenti diversi, spostando i corpi già presenti per fare spazio ai nuovi. Tra gli oggetti del corredo è stata rinvenuta una bellissima protome femminile in terracotta, conservata al Museo Archeologico di Cagliari. La tomba del guerriero, o di Sid, si distingue tra le altre per la decorazione pittorica della camera funeraria, rara se non unica rappresentazione del defunto erizzato o immagine della divinità semitica Sid. Lungo la sommità della parete si svolge un fregio ad anelli intrecciati, resi con tratto di colore rosso e campiti in azzurro, sorretto da pilastri con capitello volute. Tre nicchie incorniciate da un motivo a triangoli contrapposti racchiudono ciascuna una triade betidica, cioè tre pietre sacre affiancate in simbolo di divinità. Accanto alla nicchia della parete di destra, sempre con pittura di colore rosso, è un personaggio barbuto, con elmo crestato e panno svolazzante attorno alla vita, ritratto con busto frontale, testa e gambe di profilo, nel lato di scogliere una lancia. La tomba dell'Ureo è uno dei pochi esempi di sepolcro a due camere funerarie disposte una di fronte all'altra, alla base del pozzo, profondo oltre 5 metri. Una camera è impreziosita da una ricca figurazione pittorica delimitata da bande orizzontali. Il serpente alato, sacro agli Egizi, è raffigurato in posizione frontale sulla parete opposta all'ingresso. Ha il globo solare tra le corna ed affiancato su entrambi i lati da un fiore di loto con palmetta e da una maschera gorgonica. Una fila di palmette e fiori di loto alternati si dispiega lungo le pareti. La seconda camera non decorata conservava i resti di un inumato adulto e il corredo composto da un piatto, una coppa, una lucerna, due coperte e alcune monete di bronzo. Dalla fine del III secolo a.C., con l'ingresso della sfera politica e culturale di Roma, cambiano le modalità di sepoltura. Alcune tombe puniche, inoltre, sono intercettate dal passaggio dell'acquadotto realizzato nel II secolo d.C.,
per alimentare la città partendo dai sorgenti di Villa Massaggia con un canale scavato nella roccia. L'aspetto originario della necropoli è stato alterato dai tagli prodotti dall'attività di cava di età moderna, che ci permettono di vedere gli interni delle tombe e le profondità dei pozzi di accesso. Nel XX secolo Tuvigedu divenne infatti una cava di una cementeria dell'Italcementi, che ha terminato l'estrazione solamente negli anni 70. Così con i lavori di cava molte tombe andarono irrimediabilmente distrutte, anche se ne vennero trovate altre. Anche il Catino è un enorme scavo realizzato nel Novecento con l'apertura di un grande pozzo che è andato via via allargandosi fino a raggiungere le attuali dimensioni. Questo scavo ha provocato la scomparsa di centinaia di tombe, fortunatamente studiate e descritte dall'archeologo Taramelli. Durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, gli abitanti della zona usarono le grotte come rifugi antiaerei e dai più anziani come abitazioni. Nell'immediato dopoguerra le tombe e le grotte vennero abitate da chi aveva perso la casa durante i bombardamenti. Nonostante i danni subiti, oggi la necropoli è l'unica parte della zona occidentale della città libera da costruzioni. Assediata da un anello di edifici e da questo isolata dalla città. L'unico accesso disponibile è dalla via Falzarego. Il paesaggio davanti a noi è stato fortemente cambiato dalle attività umane. Le origini della nostra città sono state sommerse dal cemento e dall'asfalto. A ricordarci la città punica, la sua vitalità, i suoi contatti con altre culture del Mediterraneo, i suoi traffici, rimane solo la sua necropoli.